benvenuto in questo nuovo video in cui scopri le caratteristiche e le attitudini delle persone di successo. Imprenditore, visionario, MC dello Yab Forum. Ha intervistato persone del calibro di Al Gore, Oliver Stone, Jeff Bezos e Steve Ballmer. I soldi sono il motore del mondo. Signore e signori, Marco Montemagno. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua. I bocconiani ti salutano da Roma. Come state? Muccarella? Ah, eccoli là. Un bel gruppo di mucchette. Scopri anche se tu sei una persona di successo. E quindi di cosa parliamo? Illuminaci. Non è vero che durante la crisi c'è meno per tutti. In realtà c'è molto meno per tantissime persone, purtroppo, però c'è di più per chi sa andare sul mercato e prendersi tutto improvvisamente. Questa è casa mia. Questa è la macchina mia, il lampadino rosso. Devi sapere che una delle mie più grandi passioni è quella di affiancare, quindi stare accanto a persone di enorme successo, sia mentale che finanziario. Buongiorno, buongiorno cari colleghi. Le industrie a livello di produzione saranno spostate nello spazio. Oggi fa poco freddo. Il fatto che saremo degli esseri umani multiplanetari nel giro di 50 anni. Sono andato a caricare un posto che mi ha segnato meno 20 gradi centigradi. Oculus, che avete presente l'headset di realtà virtuale. Oggi sto con due Super Pippo e poi i pantaloni della divisa. Mettete un paio di occhiali e vedete degli oggetti, diciamo degli ologrammi, davanti a voi. Tre pile, due Mephisto e in più un altro cappello. Ma io posso controllare completamente con la voce, come nei film di fantascienza, la mia esperienza digitale? È freddo, dentro le ossa. Le persone di successo, quando ricevono un no non è possibile, non si fermano. Sono soddisfatto di quello che ho potuto raggiungere in questi 4 anni. Oggi è sabato, si lavora, ci sono circa 103 gradi Fahrenheit, 39.4 centigradi. Cazzo, ve lo ricordate che se tu eri un'azienda e non avevi una presenza su Second Life, eri uno sfigato. Il sole è a picco, non c'è assolutamente ombra e bisogna stare fuori dal camion, anche perché dentro il camion ce ne sono 90 di gradi. Oggi come oggi la sfida è sul avere un'intelligenza sempre maggiore dal punto di vista degli algoritmi. Io vengo dall'Italia e vengo da un'esperienza di stringere la cinghia, la stringo anche qua e infatti si vedono i risultati. La mia umile casetta è mia. Anche oggi mi farò le mie 14 ore. Ho scelto un mutuo molto veloce. Chi è pratico di High Frequency Trading? Se sgarri di 20 giorni potrebbero mettertela subito all'asta. Ti allungo la vita di 30 anni se mi dai $30,000. In mezzo al nulla e al silenzio. I razzi che vanno nello spazio tornano giù da soli. E niente. Che vi devo dire? E tra 2 anni c'è la prima missione su Marte. L'estate è a più 48 gradi. Quante passioni ci metti quando fai il tuo lavoro? Cari amici, è quasi mezzanotte, ho fatto 16 ore oggi. Ti devi fare il culo, amico mio. Io ho una marcia in più rispetto ai colleghi qua, lo vedo. I soldi comandano il mondo. Il mondo è basato sui soldi. E sul sesso che deriva dai soldi. E sul potere che deriva dai soldi. Che ti dà i soldi. È un circolo. Potere, sesso, soldi. Potere, sesso, soldi. E così. Il mondo è basato sul potere, sul sesso e sui soldi. Ok? Non se ne scappa. Poi sì, si sono inventati delle cose in mezzo per distrarci. Sentimenti, l'amore, le cose. L'amore, sentimento, è quello che provi per la persona che ti sta accanto. Ma vabbè, non iniziamo sto discorso perché io sono un nichilista esistenziale, quindi ho un certo modo di vedere